Abbiamo iniziato con un furgone e due soppresse. Dopo di là, con l'amministrazione comunale, ci siamo interessati, cioè si è interessata anche l'amministrazione, e hanno detto perché non iniziamo a fare magari un sabato e non una domenica. E da lì è nata la continuità e l'allungamento anche dei giorni di festa. Un lavoro di squadra, la storia di un quartiere, Cadolfin, è una festa che dura da 18 anni. Una rievocazione storica che parte proprio nella prima settimana di luglio, in onore del grano e della trebbiatura, per ricordare l'antica tradizione contadina e i modi di vivere di un tempo. Far riemergere le tradizioni, far vivere anche i giovani, veramente, gli sacrifici del passato. E questo è un aspetto principale, un aspetto culturale, identitario molto importante. Fino al 4 luglio, spettacoli, musica dal vivo con orchestra, esibizioni di ballo e sfilata di macchine agricole, un tuffo nel passato. A Rosà. Tanti laboratori anche per i più piccini e soprattutto due trebbiature in notturna. La prima è stata sabato, la seconda sarà questa sera alle 21.30. In tutte le serate anche dimostrazioni di preparazione del pane. Il nostro modo di operare sul territorio è quello di fare un po' da collante a tutte le manifestazioni. Siamo partiti dal carnevale e finiremo sabato e domenica prossima con il Motorfest. Quindi sono stati 7 mesi impegnativi, ma veramente impegnativi. Questa è una festa che comunque va un po' a coronare quello che è stato l'inizio della terra, dalla terra e dalle mani, la festa dell'asparago. I meno giovani hanno ripercorso con lamenti i decenni passati e i ragazzi hanno scoperto un mondo e una società ormai lontani.